Don Michele, buonasera. Le cose come stanno? Stiamo andando per presepio e abbiamo visto che sei abbastanza avanti rispetto agli altri anni. Sembra che le cose vadano meglio. No, meglio no. Mi sono anticipato prima. Ah. E avevo partito per portarmi in restaurante. Poi è uscito. C'era un problema comunque, io non volevo fare presepio, solo il restaurante. Poi sono state risolte i problemi. Il problema è che però mi hanno risolto i ragazzi delle 5 Stelle. Che c'era un tombino otturato. Io ho chiesto al sindaco un paio di volte, ma acca entrava e acca usciva. Da un'orecchia entrava, da un'altra usciva. E poi l'hanno sistemato. Poi sono venuti 5 Stelle, c'era una rabbia fuori, dicevo questo per sempre, perché è una cosa bella. Certo. Non lo so come hanno fatto, in 24 ore sono uscita. Si sono rimboccate le maniche, indipendentemente da tutto, e hanno sistemato. Le luci accendono? Sì, ma lo spendivo perché sto attaccando due luci. È tutto pronto, benissimo. Ma io vedo che ti sei più preoccupato di quello della Marina della Praia che... No, io sono lavorato 2 mesi. Ah, là pure ci hai lavorato un po' di tempo. 2 mesi, da ottobre sarà detto. Benissimo. E senti, ma i ragazzi che ci stavano intorno a te gli anni scorsi ci stanno ancora? I ragazzi hanno fatto un po' modo loro, i ragazzi crescono. Faremo un'accensione ufficiale, dobbiamo venire un giorno tot, a un'ora tot preciso per accendere le luci insieme a te, per fare la festa, per fare un brindisi. I ragazzi dicono che il giorno 8 vogliono fare una... Una cerimonia di inaugurazione, certo, Don Michele. Mai successo, ma quest'anno. E ci fa piacere, cercheremo di non mancare, Don Michele, i nostri auguri e i nostri complimenti, come sempre. Io domani devo andare a Roma a presentare un presepio per televisione. Allora non ci so, ma dopo domani. Va bene, ci fa piacere questa passeggiata romana, perché vuol dire che questa passione cresce, che queste cose ti danno soddisfazione. Aspide, se no non si farebbero un presepio così. I nostri auguri. Grazie.